Buona domenica e bentrovati con l'informazione di TRMH 24. In primo piano la politica lucana, urne aperte in Basilicata per eleggere il nuovo presidente della regione. Affluenza in calo rispetto al 2019, infatti alle 12 sono stati 51.978 gli elettori che hanno espresso le loro preferenze. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Sono 568.000 gli aventi diritto che possono votare per il rinnovo del Consiglio regionale lucano e per scegliere chi sarà il prossimo presidente della Regione Basilicata. 394.643 nella provincia di Potenza e 173.316 nel Materano, 279.552 uomini e 288.407 donne che potranno esprimere le loro preferenze nelle 682 sezioni allestite sull'intero territorio regionale, 453 nel Potentino e 229 nel Materano, oltre 3 nei principali ospedali lucani. Alle 9 era già nel seggio numero 1 dell'Istituto Comprensivo Fiorentino di Montalbano Ionico il suo primo cittadino, nonché candidato presidente della Regione Basilicata per la coalizione di centrosinistra, Piero Marrese, che lì ha espresso il suo voto. Un quarto d'ora dopo si è recato al seggio 38 della scuola elementare materna del quarto circolo della città dei Sassi il candidato di Volt Eustachio Follia. Secondo i dati forniti da Eligendo, la piattaforma del Ministero dell'Interno dedicata alle elezioni politiche e ai servizi elettorali, alle ore 12 tra tutte le 682 sezioni è stata registrata un'affluenza del 9,12%, oltre il 3% in meno rispetto alle elezioni del 2019. Nelle 229 sezioni del Materano si sono recate alle urne il 9,7% degli aventi diritto, erano alla stessa ora il 13,8% nel 2019. Nel Potentino il dato è stato dell'8,84%, era invece il 13,42% alla scorsa tornata, in tutte le 453 sezioni della provincia di Potenza. Il totale degli elettori è stato di 51.978 aventi diritto. Dati e statistiche che restano in continuo aggiornamento in attesa dello spoglio che inizierà alle ore 15 di domani e che seguiremo durante una lunga diretta con inizio alle 14.30 su TRM Network. E adesso cambiamo argomento. In Puglia avvertenza regionale sui tetti di spesa per la cura delle dipendenze patologiche, scrivono le comunità terapeutiche promotrici del ricorso. Arriva il primo segnale positivo dall'assessore alla sanità regionale, ma bisogna essere celeri. L'assessorato regionale alla sanità sta effettuando approfondimenti in relazione al fabbisogno di prestazioni per dipendenze patologiche. E quanto scritto dallo stesso assessorato regionale nella richiesta di rinvio dell'udienza fissata presso il TAR di Bari per la discussione del ricorso con cui le comunità terapeutiche chiedono l'annullamento della delibera regionale sui tetti di spesa stabiliti per il 2024. Le comunità terapeutiche promotrici del ricorso leggono nell'avvio di questa revisione l'ammissione di fatto di alcune leggerezze. Resta tuttavia fortissima la preoccupazione per la situazione in cui versa attualmente il settore. Le vicende che stanno riguardando in questi giorni la giunta regionale e che rendono difficile l'individuazione di un interlocutore all'interno dell'assessorato alla sanità sono fonte di grande inquietudine. Anche per questo è necessaria la convocazione da parte del direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro di un tavolo tecnico. Non c'è quindi più tempo da perdere. Quella dell'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche rischia in queste ore di diventare un'emergenza diffusa. Le norme e le procedure regionali contestate dalla categoria e che lo stesso TAR potrebbe a breve censurare al momento continuano ad essere in vigore e privano tanti pugliesi bisognosi di cure del loro diritto alla salute. Il blocco totale degli ingressi degli aventi diritto nelle strutture terapeutiche, oltre a produrre sofferenze inutili ai cittadini di per sé già provati dalla patologia, mina alla fondamentale serenità dei territori e rischia di creare seri problemi di ordine pubblico. Senza un intervento in grado di ripristinare in tempi brevi un corretto funzionamento del sistema, si rischia di produrre danni irreversibili agli utenti e di mandare in fumo centinaia di posti di lavoro. Una discarica a cielo aperto nell'area in cui sorgerà il bosco urbano di Capurso. Continuano le indagini per risalire ai colpevoli che nel mese di marzo hanno dato vita alla discarica.
Continua l'impegno del comune di Capurso nella lotta all'inquinamento ambientale e all'abbandono selvaggio dei rifiuti. Siamo in quello che tra qualche mese diventerà il bosco urbano della città di Capurso, un'area di 35.000 metri quadri che saranno a disposizione della comunità. È così emerso che una ditta edile avrebbe scaricato nell'agro di Capurso 35 metri cubi di rifiuti speciali derivanti da un'opera di ristrutturazione e riqualificazione energetica di un grosso fabbricato condominiale in provincia di Lecce. Ma gli è andata male perché la polizia locale ha fatto un grande intervento investigativo, è riuscito in un mese di lavoro a beccare i colpevoli. La ditta madre che aveva appaltato i lavori ha subappaltato a tre diverse ditte, siamo riusciti a risalire alla ditta che è venuta qui a scaricare. L'intervento di rigenerazione urbana strapperà quasi 35.000 metri quadri al degrado per dare vita a un luogo verde pensato per la comunità. Pulizia totale, toglieranno tutti i rifiuti che state vedendo nelle immagini e oltre a tutto questo l'ARPA li ha pure condannati a fare una verifica nel sottosuolo, quindi faranno dei carotaggi per capire se c'è stato un danno ambientale al terreno. Lo Stato c'è e lo Stato vince e grazie al lavoro della polizia, della nostra polizia locale, siamo riusciti a raggiungere questo bel risultato perché gli stavamo dietro da tanto tempo. E un ringraziamento particolare ovviamente voglio fare al comandante Alessandro Costanza, che insieme ai suoi uomini e alle sue donne è riuscito a fare questo ottimo lavoro. Adesso parliamo dello sviluppo del territorio attraverso il protagonismo delle Camere di Commercio. Questo è stato uno dei temi che hanno animato i focus di approfondimento organizzati a Gravina nell'ambito della 730esima edizione della Fiera San Giorgio. Le interlocuzioni Italia-Serbia. A partire da questo tema è stato affrontato il focus sullo sviluppo del territorio attraverso la sinergia delle Camere di Commercio a Gravina in Puglia nel corso della 730esima edizione della Fiera di San Giorgio. Noi siamo stati onorati di ospitare in questa nuova edizione della Fiera di San Giorgio, la 730esima edizione, anche una delegazione della Camera di Commercio Italo-Serba. Il nostro incontro è stato inizialmente casuale, con un'interlocuzione avuta grazie anche agli operatori del settore turistico ma anche produttivo ed economico della città di Gravina. Questo incontro ci consentirà proprio di mettere a confronto quelle che sono la cultura, lo sviluppo economico, il tessuto produttivo ed economico della città di Gravina, ma vista anche in un rapporto con quello che è la città della Serbia. Noi siamo, ripeto, molto onorati perché la nostra fiera comincia a prendere una visione di fiera internazionale. Se quest'anno abbiamo avuto, ripeto, il piacere di ospitare rappresentanti della Serbia, noi aspiriamo ad allargarci e ad estenderci in una visione internazionale. E adesso passiamo ancora a un altro argomento. Nonostante le piogge, tante persone hanno partecipato anche quest'anno alla DJ 10, la corsa non competitiva organizzata da Radio DJ. La pioggia non ha rovinato la grande festa della DJ 10. 8.000 persone hanno sfidato il meteo, riempiendo di sorrisi e colori le strade di Bari per l'ottava edizione della corsa organizzata da Radio DJ. Una vera e propria festa, con protagonisti, corridori esperti e amatori più attratti dal lato ludico della manifestazione. Anche Babbo Natale corre la DJ 10. Sì, io corro insieme a dei ragazzi speciali del CUS Bari che fanno canottaggio. Eccoli qua, pararowing. Ce li ho sempre con me nel cuore. È un modo per fare una cosa diversa, ai ragazzi piace e noi siamo tutti disponibili. La DJ 10 è una festa, quindi è una corsa che ci fa divertire.
vi siete fatti intimorire dal tempo? No, il tempo non ci fermerà mai. Una domenica vissuta insieme agli speaker della radio come i pugliesi Vic e Wad, ma anche Linus, Matteo Curti, Lavale e Diego Passoni, che col trio Medusa hanno lanciato il countdown della manifestazione. Bari ha risposto come al solito alla grande, è veramente la corsa per tutti, Radio DJ è la radio di tutti, non c'è selezione all'entrata. Amiamo Bari, amiamo i baresi, grazie veramente a questa città che ci accoglie tutte le volte così. La cosa bella è che per me è la prima volta, allora volevo fare la 10 ma non ho ancora, come dire, la prestanza fisica, per cui faccio una 5 camminata, mi hanno detto che si passa per la Bari vecchia, io non vedo l'ora. Anche quest'anno due percorsi, 10 e 5 km. Per un appuntamento aperto a persone di ogni età e accolto dalla città di Bari come sempre con grande entusiasmo. Devo ringraziare una persona e una squadra che sono Linus e Radio DJ, perché in questi 9 anni hanno voluto credere in questa città, hanno accettato la sfida. Mi fa piacere vedere questa città di runner colorata oggi. Lo sport è vita! Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia e vi auguriamo una buona continuazione di giornata. Buona domenica.